Siamo allo stand dell'esercito italiano a Roma, nuova Fiera di Roma, Moto Days 2013, con il gentilissimo Tenente Ventura che ci ha illustrato tutte le moto, i motocicli storici in precedenza, e ora illustra invece ciò che è più tecnologico, all'avanguardia, dietro di noi. Ovvero i simulatori per la guida sicura sui motocicli. Questi simulatori sono a disposizione degli esponenti della Forza Armata, appunto per le lezioni teoriche, pratiche, per la guida dei motocicli. Questi simulatori permettono di realizzare diversi itinerari di guida all'interno appunto di centri abitati, ma anche con diverse tipologie di veicoli, soprattutto se con cambio meccanico o con cambio manuale. Danno la possibilità di poter simulare effettivamente delle condizioni reali di guida. Basti vedere sul monitor, nella parte bassa laterale, quei due riquadrini supplementari che rappresentano danno la sensazione della presenza degli specchietti laterali, quindi consentono all'operatore di poter guidare avendo, come dire, tutto intorno una situation molto realistica, molto molto vera. I comandi che vedete sono comandi che si possono trovare sopra qualsiasi motociclo attualmente in commercio. C'è anche la strumentazione che fornisce quindi al pilota tutte le informazioni del caso, oltre al percorso appunto che avviene all'interno dell'itinerario prescelto. Quindi molto utile nel, possiamo definirlo, addestramento, no? Addestramento, soprattutto quando il militare deve conseguire la patente per la conduzione dei motocicli, non solo su strade sterrate ma anche e soprattutto all'interno dei centri abitati. Grazie Tenente. Prego. Ventura, e allora, siamo un saluto dalla nuova Fiera di Roma, dallo stand dell'esercito, e il cui sito di riferimento è www.esercito.difesa.it. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti.